La mia posizione su questa iniziativa è cambiata venendo ed assistendo a come funzionava questa vostra realtà. E ho detto che non ci sono bisogno di molte parole. Chiunque veniva, chiunque è venuto in questi giorni qua, non ha potuto, consentitemi di usare questa parola, non ha potuto che innamorarsi di questa iniziativa. Io farò quello che è possibile nell'esercizio della mia funzione. Io voglio dire con assoluta correttezza anche che non tutto quello che è permesso a me è possibile che lo faccia il sindaco. Dovete, secondo me dobbiamo avere la maturità anche di capire che ognuno ha dei ruoli diversi e che deve tener conto di questi ruoli. Io farò di tutto per creare le condizioni che per me sono le uniche per affrontare e risolvere questo problema, cioè quello di trovare un tavolo di confronto nel quale legittimamente, ma a pieno titolo, con grande anche ringraziamento da parte dell'amministrazione pubblica, chi ha svolto questa iniziativa possa sedersi per proporre le soluzioni al problema. E la soluzione è quella di aiutare la città a creare ed avere sempre più spazi culturali. È quello che farò e io credo di essere contento e sicuro, mi piace sentirvi dire che le iniziative andranno avanti, che non sarà un cordone di polizia là a impedire che questa voglia di cultura e di partecipazione si afferma e si estende ancora più. E vi ringrazio davvero. Continuo a ritenere che, come dicono anche i giuristi, che per 15 anni la proprietà si è preoccupata di fare speculazione, che neanche gli è andata bene, e ha sottratto ai milanesi la possibilità di usufruire di queste strutture. Lei parla di illegalità. Certo, perché è illegale, è illegale, è un'illegalità sostanziale quella di sottrarre alla città degli spazi che potrebbero migliorare la qualità della città. Non formale, sto dicendo che la pretesa di ripristinare la legalità formale ha portato a ricostituire un'illegalità di fatto, che è quella di sottrarre alla città degli spazi che potrebbero essere utilizzati al servizio della città stessa. Adesso cosa succede? Sarebbero delle proposte? Adesso vediamo.